oggi si trova in Andalusia al Ride and Drive di DAF. Siamo qui con Mauro Monfredini, direttore marketing di DAF Veicoli Industriali Italia, e gli facciamo un paio di domande. Noi diciamo che con questo particolare tipo di veicoli che noi chiamiamo vocational, che sono i veicoli carri, quindi autotelai, due assi, tre assi, quattro assi, mezzi d'opera, vocational perché sono vocati per particolari lavori. Come veniamo incontro al cliente? Il cliente di questo settore ha bisogno di veicoli particolari, ha bisogno di veicoli che sono praticamente tagliati su misura, perché ognuno ha le sue esigenze, le specifiche esigenze, e ha le specifiche esigenze anche dell'allestitore dal quale si serve. Perché come sappiamo, a diversità del trattorista, a diversità della flotta, il cliente di questo settore, specialmente cava cantiere, ha bisogno del veicolo nel momento in cui ha la richiesta del lavoro. Quindi nel momento in cui noi, un'azienda, come cerchiamo di fare noi, serviamo il cliente con una pronta consegna, una pronta consegna con un telaio specifico e con un allestimento il più vicino alle sue esigenze, questa è la carta vincente. Senti, veniamo ai programmi futuri. Mi sembra di aver capito ci sia la possibilità che al prossimo Ecomondo voi ci sarete. Se puoi anticipare qualcosa nell'eventualità che sarete presenti. Fai svelare dei segreti che non posso dire, però no, non c'è nessun segreto. Vogliamo partecipare a Ecomondo perché è uno dei focus di quest'anno. Oltre a questi veicoli, per noi è la sostenibilità, quindi non c'è piazza migliore che Ecomondo, che è riconosciutissima in questo senso. Noi non posso svelare tutto, ma cercheremo, diciamo così, di avere una presenza come veicoli industriali in una, chiamiamola, città più sostenibile, no? Quindi cerchiamo di andare incontro a quelle che sono le esigenze oggi, di non solo per moda, parlare di sostenibilità, ma essere effettivamente presenti anche con questo settore che normalmente è visto come il più inquinante, il più rumoroso, quello che un po' bistrattato, che dovrebbe essere quello antisostenibilità. Noi cerchiamo di dare una risposta in prima persona come veicolo sostenibile.